svolta nel giallo sulla morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto l'11 maggio scorso nel giardino di casa a Toano, provincia di Reggio Emilia, sul fondo di un pozzo profondo 8 metri coperto da una lastra di pietra da 120 kg. Tornano in carcere due dei tre indagati, la figlia di Pedrazzini, Silvia, e il marito Riccardo Guida. A deciderlo la Cassazione, dopo una battaglia legale iniziata mesi fa. I due erano stati arrestati pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere del 77enne, insieme alla vedova dell'uomo Marta Ghilardini. Il GIP aveva evitato loro il carcere, disponendo per figlia e genero l'obbligo di firma e di dimora a Suzzara, in provincia di Mantova, mentre per la vedova di Giuseppe il riesame aveva ritenuto sufficiente l'obbligo di firma a Toano. L'accusa per tutti, soppressione di cadavere e truffa per aver intascato la pensione dell'anziano. Sappiamo solo che ci hanno bloccato un rogito. Cioè, l'agito della madre. Evidentemente a qualcuno non andava bene. Con la morte non possiamo ancora parlare. Ma il Tribunale della Libertà di Bologna, sostenendo anche l'ipotesi del sequestro di Pedrazzini, aveva deciso che Silvia e Riccardo dovessero tornare in carcere, definendoli parassiti con una spregiudicatezza ed una temerarietà fuori dal comune, che avevano dato prova di totale disprezzo per la vita degli altri, tanto da lasciare morire il padre e suocero senza fornirgli assistenza sanitaria. Io ho fatto la mia confessione, mi sono tolto un peso perché non gliela facevo più a tenerlo. E poi vedremo come vanno a finire le cose. La Cassazione ha respinto il ricorso della coppia e ieri, poco prima delle 15, Silvia Pedrazzini e marito sono stati arrestati dai carabinieri a Suzzara e portati in carcere a Mantova. Secondo l'accusa, il cadavere di Pedrazzini era nel pozzo da 2 mesi prima della scoperta. La vedova agli inquirenti aveva detto che Beppe era morto l'8 marzo, ma gli inquirenti sono convinti che già prima, almeno dalla metà di dicembre, l'uomo sarebbe stato segregato in casa da moglie, figlia e genero. Dopo la sua morte, i tre ne avrebbero occultato il cadavere e avrebbero ingannato i carabinieri, sostenendo che il 77enne si fosse allontanato spontaneamente, truffando lo Stato inoltre e continuando a percepire la pensione di anzianità e quella di invalidità di Giuseppe. Allora, in questa vicenda ci sono tre indagati, il genero Riccardo, la figlia Silvia, ma anche la moglie Marta, ma il racconto di lei avrebbe rotto, diciamo così, questo patto presunto tra i tre. Filomena Leone, perché figlia e genero sono tornati in carcere? Cosa è cambiato? C'è stata una vera e propria svolta nelle indagini. La Cassazione ha rigettato quello che è stato il ricorso da parte dell'avvocato della coppia e quindi Silvia e Riccardo sono finiti in carcere, mentre per quanto riguarda la moglie di Beppe Pedrazzini resta la misura cautelare dell'obbligo di firma. Per il riesame, questo lo ha scritto chiaramente, Giuseppe Pedrazzini è morto perché non gli è stata fornita un'assistenza sanitaria necessaria, cioè non gli sono state date le cure di cui aveva bisogno e non gli sono stati somministrati i farmaci di cui necessitava.